Nella città di Nuoro ci sarebbe una casa abbandonata che secondo alcuni sarebbe infestata. La casa sarebbe piena di vecchi giocattoli e per molti i fantasmi che lì vi dimorano sarebbero dei bambini morti in tragiche circostanze. In via Rossini a Cagliari un tempo vennero ritrovati alcuni cadaveri uccisi durante una rapina. Le attività paranormali come i poltergeist e apparizioni sarebbero iniziate proprio con il venimento dei corpi. Nel comune di Quirra, nel castello della nobile famiglia Carroz, la leggenda vuole che qui, nel posto, ci sia un fantasma, quello di una donna, che in un tempo era avida e assai malvagia. Il suo spirito apparirebbe sul dirupo. C'è chi dice che fu fatta in vita uccidere dallo stesso marito Berengario. E da allora, violante, girerebbe nella zona senza pace. Nel comune di Monte Santa Barbara sarebbero presenti da molti secoli gli spettri delle Panas, che sarebbero donne morte di parto, che secondo la leggenda sono condannate a girare sulla terra perché impure. Apparirebbero in tarda notte, annunciate da una triste litania, mentre si accingono ad andare a lavare i panni. Testimoni dicono anche di essere stati schizzati da queste e che l'acqua che li aveva colpiti bruciava come l'acido.